dopo l'incontro di ieri al Mise, che non ha portato agli esiti che vi aspettavate, oggi assemblea davanti ai cancelli della FIMER, che cosa avete deciso di fare? Quello che abbiamo spiegato intanto oggi in assemblea è stato quello che è emerso all'incontro con il Ministero, lanciando dei messaggi importanti. Il primo è che ci deve essere stavolta chiarezza da parte della proprietà di dove vuole andare e il rispetto della data che ha detto entro cui formalizzerà con il nuovo investitore, il 15 di marzo. L'altro messaggio importante che si è lanciato in assemblea è che rispetto a fine febbraio, che era l'impegno con cui la proprietà intendeva chiudere con un investitore, andremo a metà marzo, sono soltanto 10 giorni in più e bisogna reggere con forza, uniti e coesi, perché in queste 4 settimane effettivamente si arrivi a portare la proprietà a rispettare l'impegno che si è dato, senza che ci sia dispersione di professionalità o abbandono di eventuali iniziative. E questo è stato avvalorato e confermato anche dall'assemblea, che si dimostra quindi compatta. Ovviamente noi ci siamo lasciati con il Ministero con un altro impegno, non soltanto quello della proprietà di chiudere con l'investitore il 15 di marzo, ma anche quello da qui al 15 di marzo di fare ogni settimana un incontro in Regione Toscana, in cui la proprietà ci deve mettere al corrente di quella che sarà la liquidità che entra, dove verrà spesa e come ripartirà la produzione. È evidente che se continueranno ad esserci incertezze e non risposte, ripartiremo con le iniziative settimanali che avevamo detto 2 settimane fa, prima fra tutti il blocco dei caselli.